Buonasera, saluti, bentrovati. Buonasera. Chef, quando il vostro assistente mi dice caviale, io subito mi ha però poi mi dice no, quello è caviale di? Olio all'extravergine d'oliva dell'azienda agricola Bianco, che ci ha, è questo l'olio, che ci ha dato l'opportunità di essere qui stasera. Allora, il caviale non è altro che una piccola pallina con all'interno del liquido all'olio d'oliva. Io la trasformo da una base arginata al, diciamo, più che altro che un salto di temperatura che fa pallinare l'olio, non è che tiene additivi dentro che possono impressionare il nostro pubblico. Non sono additivi, sono gli arginati come il calcio, non sono altri che prodotti estratti da alghe naturali. L'arginato è estratto da una camarrona, mentre il calcio è... Pasqua, però questo spaghetti nel menù a maiori non ci sta, stai facendo esperimento con la nuca. Ce l'abbiamo uno spaghetto ai tre pomodori e anche perché non aggiungiamo il caviale, perché col caldo comunque si scioglie. Ho capito, perché questo è un piatto che va consumato a freddo in piena estate, caldo, anzi esce dal frigo. Sì, pasta fredda, diciamo, si può dire che è una pasta all'insalata, ecco. Perfetto. Prima del ristorante di Maiori, dove sei stato? Io sono stato a Maiori, poi diciamo l'ho iniziato da piccolissimo perché il ristorante di famiglia, poi però prima ho fatto un po' di esperienze nella penisola sorrentina, un po' all'estero grazie all'opportunità che mi ha dato la scuola, e sono stato anche un po' al nord a vedere una cucina diversa dalla nostra, quali le carni, quali, perché noi siamo abituati strettamente a cucinare pesce. Il piatto di quest'estate più venduto, più consumato da Masaniello, qual è stato? Per noi è la pasta e patate di mare. Praticamente io faccio una pasta e patate, con una pasta mista con crema di patate, ci metto una buccetta di limone all'interno per sgrassare un pochettino, in modo che ogni scucciata sembra quasi essere sempre la prima, e all'interno ci stanno dei frutti di mare, ci stanno calamari, gamberi, e poi ci metto un po' di croccante di patata viola, un po' di erbette rinfrescanti, e usciamo in... Bellissimo. Diciamo, è il nostro piatto. E mangiamo cose che non riusciamo a fare in casa, questa è la... Ma questo sarebbe proprio bellezza. Difficile. Auguri e complimenti. Grazie. Grazie mille.